Queste sono, alla Foxconn cinese, le reti antisuicidio, perché il tasso di suicidio all'interno della Foxconn, per le condizioni di lavoro di questi villaggi operai di 100.000 persone che vivono tutte lì, è elevatissimo. È uscita la notizia che la Foxconn adesso fa le Dark Factories, quindi senza lavoratori, solo con i robot. Ecco, io ritengo che sia una buona notizia che non ci siano più lavoratori che debbano lavorare con il rischio di avere della rete antisuicidio perché le condizioni di lavoro non sono sostenibili. È chiaro che tutto questo ci pone una serie di sfide di dove vanno a finire quei 100.000 lavoratori. È chiaro che in Italia non ci poniamo un problema con questi volumi, quindi è un altro discorso, ma non ce lo poniamo perché non siamo arrivati a costruire un sistema del genere. Per cui c'è, questo è un altro elemento, cioè anche quando diciamo la tecnologia sostituisce lavori, pensiamo un attimo se bisogna per forza dire questa cosa è negativa. Non credo che lo sia.